Uova a cui aggiungiamo della salsa di soia. Tac. Riso basmati lessato al dente il giorno prima, fatto raffreddare naturalmente, poi messo in frigo e ghiacciato. E quindi wok. Lanciafiamme attivato. Scaldiamo l'olio e le mani. Quando in casa comincia ad esserci la nebbia, ci siamo. E possiamo aggiungere le uova. Si gonfieranno subito sul lato. Siamo subito pronti ad aggiungere il riso. Sempre fiamma alta, schiumarola e andiamo finché il riso non ha assorbito tutto. Mescoliamo di continuo, ci vogliono un paio di minuti. L'uovo verrà assorbito, si deve tutto seccare bene e i chicchi verranno ben separati. E mai abbassare la fiamma. No, la schiumarola non rovina il fondo del wok se lo avete bruciato per bene. Se invece lo avete fighetto con un rivestimento industriale, non usate la schiumarola, ma non è manco un wok, ecco. E pronti!